Oggi andiamo a vedere il sentiero che porta giù a Berzi. Allora, questa è la variante. Noi siamo arrivati di qui, che è una tratta che si può prendere da sopra dove inizia il sentiero che poi porta a scogli grossi e tutto il resto. E proseguiremo di qua sulla variante per non tanti chilometri, forse 3 chilometri circa, 2 e mezzo, 3, dove poi incroceremo il sentiero che porta giù a Berzi. Che il nome originale del sentiero non è solo Berzi, ma è il tratturo dei fuori di Bip Berzi. Andiamo di lì. Ops, lì c'è il lavaggio automatico, vedo che c'è un tubo rotto. Berzi rimane proprio qua sotto, qui così. La Giovanni Baiardo. Poi faremo noi quella strada lì per tornare su. La Giovanni Perinaldo. E questa è la variante da dove siamo arrivati. Ok, proviamo. Allora, andiamo a vedere un po' com'è. Beh, qui diventa già abbastanza tecnico, vediamo un po' se si può fare qualche taglio, tipo qua. Un po' di curve strettine. C'è da dire che poi c'è un po' di lepego perché ieri ha piovuto di nuovo e quindi può essere un po' scivoloso. A questo punto dovrebbe deviare qua a destra, dovrebbe, sì, eccolo qua. Forse è questo però, eh. Sì. Arrivati in questo punto, ricordate di girare, eh. Che il sentiero non si vede quasi, però c'è il cartello lì, Berzi Baiardo. Quindi quando incrociate lo stradone, di là. Praticamente siamo partiti di laggiù, abbiamo fatto Molto tutta la bello, variante che bello. costeggia la Come si montagna buttava? così, e Non si voleva da là iniziare, ma sopra, si è boom, ci sbucciato si un butta po' giù e si dietro. scende. Ora proseguiamo e vediamo cosa c'è di là. Ok, vediamo la seconda tratta del sentiero che porta giù a Berzi. Un po' in contropendenza qua, eh. Bello sottobosco. Oh, che bello qua! Vediamo un po' se riesco a non arrubattarmi con queste radici lepegose. Bello il pezzo qui. Se non ci andiamo a perdere, no, c'è una traccia. Ok. Vi dicevamo prima, se qui si asciuga un pochettino è sicuramente molto meglio. Ops, qua c'è un roccione, non si passa. Voilà, siamo già arrivati. Siamo già arrivati. È già finito. Più o meno ho fatto così, sì. Esatto. Pedali nuovi. Ok, come vedete qua la direzione è questa qua per chi fa trekking. E noi adesso andiamo a vedere dov'è la strada per tornare su a Baiardo. Dobbiamo continuare sullo stradone, praticamente siamo usciti e continuiamo a destra dal sentiero. E dobbiamo arrivare, adesso è la fregatura che c'è da salire, dobbiamo arrivare a Baiardo che è lassù. Ah, ecco qua c'è la strada. Qui dalla strada prendete a destra, direzione Baiardo. Ecco qua, eccoci qua a Berzi, che Berzi poi è formato da sei case,
È un cavallo. Ciao Gino. Eccoci qua, siamo arrivati all'incrocio con la strada, diciamo, principale per andare su a Baiardo, e noi prendiamo su a destra, il paese è quello là. Siamo arrivati a Baiardo. Eccoci qua. A Diego, cosa succede? Ora ce ne andiamo a Passo Bimbegna e poi decidiamo il da farsi. Passare passiamo da sotto, eh? Ora facciamo questo pezzo qua che ci porta, cioè la strada principale è sopra con questo taglio qui, taglio questo pezzo un po' più diverso, via. Eccoci qua. Siamo arrivati qua, è Passo Bimbegna. E lì si va a Vignai, a sinistra Vignai, Badaluco, Monteceppo e cose varie. Giù sotto si va a Ceriana e noi prendiamo qua, ce ne torniamo verso San Romolo. Verso San Romolo, costeggiando Montebignone, costeggiandolo sulla sinistra, facendo la strada. Poi quando andremo su in vetta decidiamo cosa fare.